Oggi a Rovigo, presso la sede di Autoteam, l'inaugurazione di una nuova sede per due concessionarie, Omoda e Gico. Siamo con l'amministratore delegato di Autoteam, Alessandro Lando. Una nuova inaugurazione sul piano concessionario di Rovigo, anche con due marchi veramente nuovi e diversi. Sì, è un marchio, diciamo che il produttore è il più grosso produttore in Cina, è il più grande esportatore al mondo, si chiama Chery. E abbiamo voluto fortemente avere sia il marchio Moda sia il marchio JQ, che sono rappresentati sempre da lui. Sono delle auto veramente straordinarie. Oggi inauguriamo qui a Rovigo, a brevissimo inauguriamo anche a Legnago e si aggiungono due marchi importanti nel nostro calmiere di tutti i marchi, insomma. Nell'ambito dell'inaugurazione anche una nuova importante anteprima che appunto verrà svelata ai presenti. Sì, oggi abbiamo il piacere di svelare a brevissimo le V3, che è una macchina elettrica prodotta da Kia, che è un partner commerciale con cui ci troviamo molto bene. Con Kia lavoriamo sia qui a Rovigo, sia a Legnago, sia a Este, e siamo veramente onorati che ci abbia scelto tra i pochi concessionari ad avere l'esclusiva di questa anteprima. Siamo con il responsabile commerciale di zona, Marcello Fontana, per Kia. Oggi appunto viene presentata questa nuova vettura, questa nuova macchina. Quali sono le caratteristiche e cosa si aspetteranno chi verrà a vederla? È un piacere per noi essere qui a Rovigo a mostrare in anteprima tra i primi 35 concessionari che vedranno in Italia la nuova EV3. EV3 che rappresenta per noi quello che è la protagonista nel mercato dell'elettrificazione e nella strategia di Kia verso l'elettrificazione della gamma. È iniziata con EV6 per poi proseguire con il nostro top di gamma EV9, dalla quale abbiamo preso quella che è tecnologia appunto top di gamma per riportarla su EV3, un modello che misura circa 4,3 m, quindi molto più contenuto, che rientra nell'ambito del segmento B-SUV ed è, possiamo così dire, il segmento e la misura più equilibrata per quello che è il nostro mercato italiano. Vedremo questa sera insieme il modello che potranno sicuramente apprezzare i clienti e stiamo avendo per ora un ottimo feedback per quanto riguarda tutto il contenuto sia esteriore e soprattutto tecnologico, con un'autonomia che può percorrere fino a 600 km.